Prezzi contenuti, prodotti di qualità, offerte, vasta scelta, cortesia e professionalità. Sono le premesse del nuovo supermercato Conad inaugurato nei giorni scorsi a Casalbordino in Via Levante. Con una superficie complessiva di 2000 metri quadrati e un'area vendite di 1300, di cui 780 dedicati ai prodotti freschi e freschissimi, il nuovo punto vendite del marchio della Margherita ospita oltre 8000 referenze commerciali a disposizione dei propri clienti. Sì, è un'apertura importante per una serie di motivi. Il primo perché comunque l'apertura di un nostro socio importante e storico, che tra l'altro in questo momento uno dei fratelli è il presidente della cooperativa in questo triennio, quindi è un... Parliamo della famiglia Moretti. Parliamo chiaramente della famiglia Moretti. Due, perché comunque più che una nuova apertura io direi che è un adeguamento ai tempi moderni di una struttura che a Casalbordino c'è da oltre 50 anni, quindi è fare una struttura adeguata ai tempi con tutti i servizi che oggi il consumatore richiede. Quindi è un trasferimento di una quota importante già oggi all'interno del paese. Ecco, Di Ferdinando parlava di una struttura importante che si adegua ai tempi. Come sta cambiando il modo di fare la spesa degli abruzzesi e più in particolare degli utenti di questa zona? Ma guardi, negli ultimi 20 anni ci sono stati dei cambiamenti enormi nel commercio e assisteremo nei prossimi anni a dei cambiamenti molto più repentini ed importanti. Cioè internet ha un po' scombussolato un po' quello che erano i vecchi pensieri, quindi sta impattando sull'organizzazione sia del lavoro, ma soprattutto sta impattando anche sulle strategie. Noi riteniamo comunque che il nostro territorio, fatto da tanti piccoli paesi, da tanti comuni e così via, abbiano comunque bisogno di chi sta in quel paese, un commerciante, un imprenditore che possa dare quei servizi di base di cui si ha bisogno in una comunità piccolo medio che ci sia. L'ammodernamento della rete c'è, probabilmente in Abruzzo c'è un'offerta superiore a quelle che sono i consumi, quindi nei prossimi anni assisteremo sicuramente a un ridimensionamento della rete distributiva. Per la gestione del punto vendita, ancora una volta la cooperativa ha deciso di investire nella crescita della propria base sociale, proponendola alla famiglia Moretti, che forti del bagaglio di esperienza maturata nella company, in quanto già soci storici con altri punti vendita, hanno accettato la sfida di mettere in campo le loro capacità imprenditoriali in questo nuovo progetto. Questa apertura qui a Casalbordino rappresenta, diciamo, un ulteriore passo in avanti di una tradizione che affonda le radici nel tempo. Sì, in effetti è così, affonda le radici veramente nel tempo, perché il nostro padre ha iniziato l'attività nel 1953. Questa è la realizzazione di un sogno, di una struttura che chiaramente dà l'importanza sia a Casalbordino e a noi come famiglia e chiaramente a Conad, che ci ha aiutato in tutto questo. È una struttura molto importante, una struttura che è innovativa per Casalbordino, forse anche molto impegnativa come struttura per Casalbordino, ma chiaramente faremo il nostro meglio per portarla sempre più in alto, sia come Conad sia come Moretti. Pietro Moretti, entriamo nel dettaglio, come avete organizzato questo punto vendita? Questo è un punto vendita, come dicevamo poc'anzi, molto molto innovativo e con tutta una serie di servizi che chiaramente prima nel vecchio supermercato non esistevano, a partire dalla pasticceria, dalla panetteria, dalla gastronomia, che adesso sta andando sempre molto di più, ed è una gastronomia con un cuoco che abbiamo che cucina e spadella in continuazione dei piatti per tutti quanti. Siamo ritornati alla macelleria anche assistita, con un servizio veramente molto molto alto di macelleria, con dei pronti a cuocere che prima chiaramente nell'altra struttura non avevamo. Abbiamo tra l'altro anche un reparto pescheria che è molto innovativo. Molto innovativo perché? Perché oltre al pesce fresco, che naturalmente una pescheria non può non esserci, ma abbiamo anche lì la gastronomia. Abbiamo gastronomia calda e fredda di pesce, che chiaramente invitiamo tutti a venire a trovarci per poter degustare questi piatti. Prodotti freschi, freschissimi, che arrivano anche in parte dal territorio.
soprattutto dal territorio. Soprattutto dal territorio siamo molto attenti sia come Conad e siamo molto attenti come Moretti al territorio. Abbiamo una serie di piccole aziendine al quale abbiamo dato spazio all'interno dei nostri assortimenti proprio per esaltare queste piccole gemme del territorio che magari da sole non riuscirebbero. È una realtà, una bellissima realtà, è Casalbordino che cresce. Quando Casalbordino c'è qualcosa che di nuovo che fa crescere il mio paese, io sono il primo a complimentarmi e questa volta mi devo complimentare con la famiglia Moretti. Il legame che mi lega la famiglia Moretti è storico, sanno fare impresa, riescono a fare impresa da un piccolo paese e questa è l'ennesima prova che loro vogliono dare, un piccolo paese con una grossa realtà, è una realtà di grandi dimensioni, è una realtà che dà lustro al mio paese e quindi dando lustro al mio paese è anche un invito per tutti i paesi limitrofi a beneficiare di questa grandissima realtà. Questo punto vendita coinvolge i produttori locali e quindi fa bene all'economia del territorio. Sicuramente, coinvolgendo i produttori locali e anche l'economia del circondario, del mandamento, si diceva una volta, ne trae beneficio. Quindi spero che sia il volano per far sì che Casalbordino e il territorio, il mandamento, abbia una ricrescita e vada verso avanti sempre con più il vento in poppa. Il nuovo supermercato Conad di Casalbordino si estende su una superficie di 2000 metri quadrati, 1300 dei quali dedicati al punto vendita, 780 riservati ai prodotti freschi e freschissimi. Tutte le migliori tecnologie per ridurre le emissioni inquinanti e soprattutto per il risparmio energetico. Un aspetto fondamentale che mi piace sottolineare è che questa nuova struttura ha portato un'innovazione tecnologica molto importante e con un impatto ambientale veramente significativo. Riusciremo a risparmiare tante tonnellate di emissioni di CO2 nell'aria e quindi risparmiamo l'abbattimento di numerosi alberi. E fa parte questo del progetto di Conad. Operiamo nelle comunità in cui viviamo. Sosteniamo una responsabilità sociale molto importante attraverso iniziative come scrittori di classe per stare vicino alle scuole, sosteniamo fondazioni come in questo momento con la Stella di Natale, in questo momento sosteniamo l'Istituto Nazionale dei Tumori con dei contributi annuali, ma sosteniamo soprattutto la sostenibilità ambientale perché appunto è una realtà che ci sta molto a cuore. Un'avventura, quella della famiglia Moretti, iniziata nel 1953 con il padre Giuseppe e poi via via una crescita costante nel tempo. Un passo avanti fatto con la sostanza di sempre, ha sottolineato la figliola, la signora Maria Concetta. Maria Concetta Moretti, taglio del nastro, un giorno di festa. Sì, è vero, un'emozione grandissima perché viviamo appunto una nuova tappa del nostro percorso. La nostra storia inizia tantissimi anni fa, nel 1953. Oggi siamo qui per inaugurare un nuovo punto vendita Conad. Siamo orgogliosamente Conad dal 2001, che rispecchia tutta la filosofia che in questi anni Conad sta sposando, diciamo così. Una filosofia fatta di valori, di principi etici e di responsabilità sociale di impresa per riportare sul territorio tutto quello che noi prendiamo dai nostri clienti ogni giorno e li riversiamo nella comunità in cui operiamo. Un nuovo punto vendita molto attento anche all'ambiente. Questo per noi di Conad è una battaglia decennale, cioè noi
viviamo in questi territori, i nostri soci vivono in questi territori, quindi inevitabilmente devono fare attenzione a quello che è l'ambiente che li circonda, quindi i nostri supermercati, oltre a essere, voglio dire, di categoria nel risparmio energetico al massimo di quello possibile oggi con la tecnologia, hanno anche impianti solari, termo e così via, riciclo, voglio dire, dell'energia interna, quindi a basso impatto ambientale sotto tutti i punti di vista. Come sarà organizzata questa struttura? Abbiamo visto tantissimi settori, fresco, freschissimi, prodotti anche che arrivano dal territorio. Sì, diciamo che una delle caratteristiche proprio della nostra organizzazione è quella di far vivere il territorio in cui viviamo. Cioè noi cresciamo se il territorio intorno a noi cresciamo se Casalbordino cresce, se l'economia di Casalbordino cresce, chiaramente abbiamo più clienti che possono venire a fare la spesa da noi e quindi questo è molto importante e di questo ne facciamo attenzione, perché comunque cerchiamo di valorizzare tutte quelle piccole produzioni agroalimentari del territorio e per questo, cioè per noi di Conad è un vanto. Lei considera che per Conad Adriatico quasi il 20% dei prodotti che commercializziamo nella nostra rete sono prodotti locali. E questo, non ci sono altre aziende che si possono, voglio dire, mettere questa medaglia. Sicuramente. Direttore, è anche un motivo importante sotto il profilo dell'occupazione. Conad Adriatico, questo punto vendita, offre anche delle opportunità. Certo, abbiamo una crescita occupazionale rispetto al negozio che da oggi sarà chiuso. Abbiamo implementato l'organico di oltre 16 persone, quindi un'opportunità di lavoro e di crescita, anche di dare una risposta alla grande disoccupazione giovanile che abbiamo sul territorio. Ma soprattutto penso che è il filo che ci congiunge, che Conad, voglio dire, si rinnova attraverso le proprie strutture, i fratelli Moretti in questo ne danno una dimostrazione. Pietro Moretti, gestire un punto così grande e così importante è un bel impegno. È sicuramente un bel impegno, anche se devo dire che sono abbastanza avvezzo a questo, perché ho anche altri punti vendita, tra cui quello di Pescara, che è molto molto importante, il superstore di Pescara. Questo mi ricorda molto Pescara, è in piccolo la copia di Pescara. Chiaramente non potevamo esprimere una dimensione come quella per via del posizionamento. Chiaramente Pescara è quella che è, Casalbordino è un centro più piccolo, ma non per questo meno importante. Al di là del fatto che chiaramente per noi è importantissimo, perché noi siamo nati e siamo vissuti a Casalbordino per tantissimo tempo, ma è molto impegnativo perché chiaramente noi abbiamo in questo punto vendita, abbiamo riposto tante speranze, ma l'impegno è perché la struttura è grande, per cui per farla funzionare abbiamo bisogno di tanta gente e far spostare tanta gente sarà il nostro impegno futuro.